Curioso esperimento di cinema a bassissimo costo, Red Crocodile conferma che dalle parti del cinema underground in Italia qualcosa si muove e che forse, anzi solamente lì, si può ancora cercare uno sguardo audace ed estremo, sia pure a tratti artigianale e, se vogliamo, raffazzonato. Non voglio farlo. Ogni volta che passa, diventa sempre più difficile. Domiziano Cristofaro è uno degli esponenti più interessanti di questo tipo di cinema rarissimamente distribuito e che fatica persino ad essere ospitato nei festival più indie della penisola. E con Red Crocodile forse Cristofaro ha realizzato il suo miglior film. Mi appartenga. Non un horror come spesso gli era capitato in passato, quanto una sorta di horror vacui, di ritratto desolante e desolato di un uomo giunto all'ultimo stadio dell'esistere. Prendendo spunto dal fenomeno del crocodile, una droga che provoca danni letali al corpo, tra cui quello di rendere la pelle squamosa come per l'appunto quella di un coccodrillo, Cristofaro costruisce un poema dell'abbandono e dell'autodistruzione senza rinunciare a mettere in scena tutta una serie di efferati autoflagellamenti, dallo scorticamento del naso all'orribile processo di dissoluzione della pelle. E in questo ha un ruolo essenziale il protagonista, il modello Brock Madsen, che pur evidentemente a tratti a disagio in vesti d'attore, dona la faccia e la corporeità giuste alla vicenda, ripercorrendo tra l'altro il suo dramma privato, visto che per 5 anni è stato tossicodipendente. In cui la carne si schiude, solo quando il morso metallico è delicato. La credibilità del film perciò si regge proprio sulle atletiche spalle di Madsen e sui consigli che ha dato a Cristofaro in fase di realizzazione, consentendo una lettura credibile di quel che vediamo accadere davanti ai nostri occhi. Ma è tutto così passeggero, oltre che breve, sempre più breve. Ma un film, per quanto tendenzialmente astratto, che mischia in maniera decisamente arbitraria luoghi e culture, crea per forza un elemento di distanziamento, una perdita della credulità dello spettatore che finisce per inficiare la riuscita complessiva dell'operazione.